Buonasera a tutti, eccoci alla sede del gruppo micologico Jesino Federico II e siamo giunti al decimo anno, alla decima mostra di micologia e botanica che si tiene presso la nostra sede qui a Jesi, al centro storico e presso il Palazzo Santoni di via Bencari numero 1. Adesso entriamo all'interno della mostra, bellissima sede, storica. Quest'anno la stagione fino adesso è andata abbastanza bene, siamo un po', diciamo, in questo momento agli sgoccioli perché praticamente ha tirato un po' di vento, è stato un po' secco e i funghi stanno un po' finendo, però nonostante tutto abbiamo circa 200 specie e quindi siamo abbastanza soddisfatti di come è andata la ricerca e poi la determinazione di questa decima manifestazione. Allora, vediamo un po' questi funghi, diciamo quelli un po' più diciamo rappresentativi sia per la commestibilità sia per la tossicità, anche interessanti anche dal punto di vista scientifico. Cominciamo con un fungo particolare, fungo che è diciamo tossico, quindi da tenere in considerazione, è l'entoloma lividum o l'entoloma sinuatum. È un fungo che cresce sotto latifoglie, si presenta appunto con un cappello convesso, le lamelle inizialmente sono gialle, poi diventano rosa come tutti gli entolomi e l'odore di farina fresca. Sul cappello ci sono delle fibrille innate. Questo è un fungo particolarmente tossico in quanto c'è una sindrome parafalloidea e bisogna starci molto attenti soprattutto a non confonderlo con un altro fungo che è anch'esso tossico ma sicuramente di meno, che è la Clitoscibe nebularis. Andiamo avanti, altri funghi interessanti come l'Ebeloma cilindrosporum, che nasce appunto sotto pineta, una specie interessante, le Inocibi, tutte tossiche, sindrome muscarinica. Poi andiamo un pochetto avanti, ancora avanti, qualche fungo omogeneo, pastoreo, tipo le Tapinella panoides o la Tapinella tormentosa, che è un fungo comunque si trova molto frequentemente dalle nostre parti. E abbiamo poi le russole, vediamo le russole lattari, russole rappresentative, le più comuni sono la russola luteotacta, nasce dalle nostre parti in ambiente appunto sotto latifoglie, termofile, si macchia di giallo al tocco, e ha un sapore acre, così come la russola persicina, in cui c'è appunto una sporata, appunto le lamelle che tendono a diventare crema, anche questa sotto latifoglie col sapore piccante. Poi altre russole, diciamo questa non commestibile, un altro l'agrifoglia tossica, per poi passare anche a funghi ottimi tipo le trombette di morte, fratello Scornicopioides, in cui abbiamo messo anche questo pezzo di legno che ci ricorda, che ci evoca appunto una trombetta, un craterellus quasi lignificato, no? E sembrerebbe molto buono come fungo ed è molto frequente fratello Scornicopioides. Poi altri funghi, andiamo avanti, altri funghi. Poi un fungo abbastanza importante nelle nostre parti, l'Higrophorus tenarius, che è chiamato anche un po' diciamo il galletto bianco, ottimo fungo, anche questo sotto querci, querceti, termofili in questo periodo, con tipico odore di latte bollito, così come l'Higrophorus russula, anche questo è molto, molto buono, molto abbondante, con venature diciamo più rossicce rispetto a questo invece che è completamente bianco, con questo odore caratteristico che ci ricorda un po' il latte bollito. Andiamo avanti, altri funghi, igrofori, le piste, così via. Poi andiamo su dei funghi abbastanza interessanti anche dal punto di vista di ricerca scientifica e troviamo diversi portinari in cui ci dedichiamo appunto allo studio in questi ultimi anni. Molto interessanti perché non dal punto di vista diciamo della commestibilità, quello non ci interessa, ma dal punto di vista proprio dello studio, della ricerca e della determinazione. Abbiamo diversi cortinari, abbiamo esposti in questa mostra che contiene circa 200 funghi, circa un 25 cortinari. Abbiamo il cortinario elegantissimus, una bella specie molto caratteristica, di latifoglie molto bella, caratteristica come dice il nome stesso, elegantissimus. Poi abbiamo una specie anche diciamo molto, molto, molto frequenti anche nelle nostre parti, tipo il Cortinarius aleriosmus, eccolo qui, con odore di farina tutto bianco, con la cortina molto evidente con il deposito sporale, Cortinarius bugliardi, così tanti altri cortinari che vediamo, tra cui anche
un bel cortinario della sezione Cirulescentes con questa pseudo volvo con il bulbo nettamente marginato e questa pseudo, diciamo, questo bulbo marginato con questa colorazione arancio rossastra, sezione Cerulescentes Cortinarius aurantio basalis, che è una specie abbastanza interessante, ritrovamento poi in purpurascens e così altri. Passiamo di qua, qua abbiamo la sezione dei tricolomi molto, diciamo, presenti nelle nostre zone, sia ambiente di pineta sia di latifoglie, una bella presenza del tricoloma aurantius, molto bello da vedere, molto bello con questi colori, toni rossastri, con il gambo scommettato, con questo odore di farina, però farina un po' particolare, tipo farina arancida, così come il sapore un po'. Un tricoloma da non confondere con il tricoloma, diciamo, che sono buoni, che potrebbe dare qualche problema, anzi sicuramente è un fungo, diciamo, tossico, anziché non commestibile come viene seguito, è il tricoloma bresadolano, che si riconosce perché ha sempre un cappello squamettato e gambo squamettato alla pari del cappello. È un fungo particolare perché si può confondere con le morette che c'hanno, con i tricolomi grigi, che c'hanno un cappello anziché squamettato, un cappello più, diciamo, più vellutato, più filtrato, più lanuginoso. Ed è un fungo particolare, da farci particolarmente attenzione. Poi abbiamo trovato anche il tricoloma portentosum, che è un ottimo fungo, che si presenta con un colore canna di fucile della cuticola, un bel nero canna di fucile con delle lamelle che danno sul giallo, così come il gambo e così come lo strato sottocuticolare della cuticola. L'odore di farina molto invitante, è un ottimo fungo, molto ricercato, ottimo fungo. Tricoloma portentoso. Poi va bene, poi abbiamo l'ottimo, i diversi cantarellus, i galletti, i filferni, come li chiamiamo noi, dalle nostre parti i galletti, cantarellus pallens, che si conosce perché praticamente, a differenza del cibarius, ha tutta, diciamo, la parte esterna del fungo tutta completamente prurinosa, biancastra, no? E ottimo fungo commestibile, così come sono le ottime commestibili finferle di pineta, gli utensils e le finferle di latifoglia, tubeformis, ottimi funghi. Poi un cibarius tipico, completamente giallo, e anche questo ottimo fungo, ottimo fungo. Poi altri funghi, di cui anche il chiodino, che è tipico di questo periodo, però bisogna starci molto attenti con il chiodino, perché come diciamo sempre, durante le serate e durante i corsi, il chiodino è un fungo che, se non cotto bene, se non trattato bene, potrebbe dare qualche problema a livello di sindrome gastroenterica acuta. Perché? Perché non va raccolto comunque nel periodo freddo delle gelate, perché sviluppa una criotossina chiamata ptomaina, che potrebbe darci dei problemi a livello di sindrome. Quindi non va raccolto quando c'è le gelate, non va conservato crudo in frigorifero, perché sviluppa sempre questa criotossina. Va preso in condizioni, quando è ancora giovane, va preso solamente il cappello, un pezzettino del gambo, va sbollentato sempre, l'unico fungo che va sbollentato, gli altri vanno cotti e trifolati, questo è l'unico fungo che va sbollentato e poi va trifolato successivamente. Se non utilizziamo questa procedura rischiamo di far intossicare chi consuma i funghi con noi, insomma. Quindi bisogna starci molto attento, e bisogna stare molto attento anche i ristoratori quando propongono un piatto con i chiodini, perché è un fungo molto particolare. Bisogna starci molto attento. Poi agarici, frataglioli, ce ne sono molti, fra cui anche il bresadolanus o romagnesi, che sono sinonimi, con una colorazione gialla, una radichetta alla base, gialla anche in sezione, radichetta molto evidente alla base del gambo, e un odore che ci ricorda il fenolo, l'acido fenico, soprattutto quando è maturo, quando è molto maturo, come in questo caso qua, questi esemplari qua, che sono molto forti con l'odore di acido fenico. Poi altri agarici, il benesi, il langhei, il silvicola, buoni. Poi una mazza di tamburo di quelle tossiche, da farci molta attenzione, che si riconosce perché come le mazze di tamburo tossiche hanno sempre il gambo liscio e la carne che è rossa in sezione. In questo caso il gambo liscio e la carne, se la tagliamo, diventa prima grigia e poi leggermente rossastra. Poi alla base c'ha un bulbo nettamente marginato. È una macrolepiota che nasce in ambiente antropizzato, quindi anche sui parchi cittadini, sui giardini, molto comune, e la gente purtroppo confonde con le mazze di tamburo, che sono buone. Però comunque le mazze di tamburo buone
hanno sempre comunque gambo decorato, squamettato. Ricordiamoci, ai fini preventivi, che le mazze di tamburo, il genere macrolepiota di quelle tossiche, per essere tossiche, come diciamo sempre, devono sempre avere il gambo liscio, come in questo caso, gambo liscio, e la carne che è rossa, sia in superficie che in sezione. Se manca una di queste due caratteristiche, comunque la macrolepiota, una volta che abbiamo conosciuto naturalmente che siamo in presenza di una macrolepiota, possiamo sicuramente mangiarla, fa parte di quelle commestibili. Quindi molta attenzione con le mazze di tamburo, con le macrolepiote. Okay? Poi abbiamo l'interessantissimo e molto pregiato Albatrellus pescapre, il piede di capra, ottimo fungo che nasce sotto faggio, che ha una conformazione tipo piede di capra, molto bello, con il cappello tutto squamettato, con l'imenoforo a pori molto ampi, che dà sul giallo. È un fungo, una poliporacea, che mantiene anche la cottura, ha un ottimo sapore, è veramente un fungo molto molto buono. Lo troviamo sulle faggete in questo periodo, non da tutte le parti però, in zone abbastanza, diciamo, zone poco frequentate, diciamo. Qui da noi si trova Albatrellus pescapre, proprio in questo periodo qua. Poi abbiamo il Cretopilus prunulus, un ottimo fungo, poi andiamo avanti, detto anche la spina del porcino, poi falsi chiodini, il Phloma laterizium, altre mazze di tamburo tossiche, come quello più avvelenato, così via, andiamo avanti, mazze di del Tricolobi morette, quelle sicuramente buone, il gruppo del Terrium, e da farci molta attenzione quando siamo in presenza di una moretta della stirpe Terrium, da non confonderla con una moretta che nasce sotto faggio. Questa c'ha un cappello peloso, mentre questa c'ha un cappello liscio con delle fibrille, ok? Quindi questa nasce tipicamente sotto pineta, è inodore, così come è inodore questa, però questa nasce sotto faggio. Questa c'ha un sapore dolce, il Terrium, mentre questa, lo Sciodes, c'ha un sapore amaro e dà problemi a livello di sindrome gastroenterica. Quindi bisogna farci molta ma molta attenzione quando andiamo a raccogliere le morette, perché nell'ambito delle morette ci sono pure morette con cappelli morfologicamente diversi l'uno dall'altro, che ci possono dare dei problemi a livello di sindrome gastroenterica. Poi abbiamo il Tricholoma saponaceum, che si riconosce facilmente perché ha un odore tipico di sapone, e altri tricolomi che non sono più. Poi abbiamo il settore delle amanite, delle amanite, tipica amanita panterina, amanita muscaria, amanita gemmato giunchiglia, amanita citrina, amanita ovoidea, che anche se un fungo, diciamo, è commestibile, mettiamo non commestibile non perché sia tossico, ma perché comunque è una manita bianca e in più c'è l'odore di acqua salmastra, è sgradevole, quindi a livello, diciamo, precauzionale, diciamo, non commestibile. E poi si potrebbe anche confondere certe volte con la manita proxima, che è la sorella gemella che dà dei seri problemi, manita chinocefala, ascomicete, poi la velenosissima amanita falloides, sindrome falloidea mortale, bisogna starci molto molto attenti. Ultimamente sono morte anche 3 persone, mi sembra, dove era, in una regione d'Italia, 3 persone che avevano mangiato degli ovuli scambiati con ovuli di amanita cesare, invece era ovuli di amanita falloides. Quindi bisogna fare sempre molta molta attenzione ai funghi, soprattutto allo stadio di ovulo chiuso, e non vanno mai consumati funghi allo stadio di ovulo chiuso, mai, assolutamente. Altri funghi, altri ascomiceti, gli ophyllum, fallus, fellinus, falsi chiodetti, Crocodonphus rutilus, delle copernum, delle vesce. Poi andiamo nel settore delle boletacee, tipicamente sulle boletacee andiamo giù, micene, funghi normali, comuni, micena rosea, micena pura. Abbiamo esposto anche della parte, diciamo, delle specie botaniche che sono correlate appunto alla crescita dei funghi. Quindi anche lo scotano, la roverella, lo stracciabraio, lo smilax aspera. Poi abbiamo il Butyrus boletus fectenaeri, anche questo è un ottimo fungo, fa parte della vecchia sezione dei boleti appendicolati a pori gialli. Si riconosce perché c'è una fiammatura alla base del gambo, anche in sezione, sono a pori gialli, con reticolo, color caffè latte, e un odore caratteristico, qualcuno dice un po' anche di vernice a tempera, comunque
in sezione vira soprattutto fra gambo e cappello un po' al blu. È un ottimo fungo da mangiare. Così come è un ottimo fungo il Boletus erythropus, che ora ha cambiato nome, naturalmente si chiama Neoboletus erythropus con gli studi di molecolari. Ottimo fungo, si riconosce facilmente perché c'è sempre il cappello tutto vellutato, scamosciato, nerastro, e i pori rossi e punteggiato di rosso fino all'apice del gambo. Ottimo fungo anche se vira, il viraggio è solo un discorso ossidativo della carne, naturalmente non c'entra niente con la commestibilità in questo caso. Suillus granulatus, pinarolo, commestibile, per tolta la cuticola, l'eccinellum, dei tartufi, sono tipici di questo periodo, dei tartufi, un Boletus aereus, un porcino nero, un Boletus edulis un po' invecchiato, ma sempre l'edulis, con la cuticola vischiosa, questo sicuramente ha preso un po' di aria secco, e poi pinarolo con l'anello, luteus, e per concludere con un Xerocomus, un Xerocomellus chrysanthemum. Ecco, la mostra della parte diciamo, dei funghi micologica finisce qua, sono circa 200 specie, adesso andiamo a vedere la parte diciamo, delle erbe di sopra. L'ingresso principale dei locali, l'ingresso sottostante alla parte diciamo, della mostra micologica, abbiamo due ingressi, questo è l'ingresso principale dei nostri locali della nostra sede. Allora, eccoci qui nella mostra di botanica. Abbiamo delle specie molto comuni che esponiamo durante la mostra perché comunque sono oggetto di raccolta o comunque di interesse, e ne vediamo qualcuna anche perché facciamo sempre dei corsi all'inizio dell'anno sulle erbe, sulle specie erbacee, quindi ne approfittiamo appunto per vederle qualcuna. La senape, Sinapis alba, è una specie molto comune che viene raccolta. Poi naturalmente la Sinapis alba, ricordiamoci che non c'ha il fiore bianco ma c'ha il fiore giallo. Poi altre specie che possiamo trovare sono il Circium arvense, che è questo qui, detto da noi anche stumbello. Questi sono esemplari molto grandi, quando sono giovani sono molto buoni, anche se sono un po' diciamo spinulosi, vari tipi di Circium. E poi l'asparago acutifolius, le vitalbe, è una ranuncolacea, la vitalba, e da noi c'è la tradizione, questa tradizione di raccogliere le cime delle vitalbe e farci la frittata. Naturalmente è una ranuncolacea, quindi va cotta bene. Io direi che prima questi getti nuovi vanno sbollentati e poi ci si può fare, si può cucinarli. La Clematis vitalba. Continuiamo. Le pasce molto comuni. Come anche la calendula arvensis, la borragine, una specie molto interessante, con questi fiori azzurri, caratteristiche, queste foglie un po' diciamo irsute, un po' quasi spinulose, no? Irsute, queste foglie sono, è una specie che va consumata però con moderazione, perché c'è degli alcaloidi pirozonidini che comunque potrebbero dare dei problemi. Poi altre specie molto comuni, tipo la calendula arvensis, la cota tittoria, la malva silvestris, il farinello, il Chenopodium album, la melissa con il tipico odore di limone, melissa officinalis, si può utilizzare anche cruda. E poi anche altre specie, soprattutto interessanti, la parte che vediamo in questa zona di qua, interessanti anche da un punto di vista diciamo di ecco, finiamo di fare le riprese. Altre specie interessanti che vediamo qua sono le asteracee, che naturalmente sono specie molto interessanti per, diciamo, dal lato culinario, che si possono raccogliere e consumare. E fra queste vediamo la Picris hierachoides, l'erba alla tagliola, questa si può consumare quando è giovane, fanno parte delle asteracee, questi dei fiori gialli,
la cicoria, Cicorium mintibus. Questa è un'ottima erba con sapore un po' leggermente amarognolo, molto buona e fa molto bene anche per il fegato, per la salute. Le crispigne, normalmente le crispigne, Soncus asteraceus, anche queste, Soncus asper, Soncus oleraceus, la bieta vulgaris, i caccialepi che vediamo qua, molto buoni, molto gradevoli da mangiare soprattutto crudi, la carde picroides, così come gli strigoli, gli stridi, consigli, come li chiamiamo, i schioppetti, la silene vulgaris, anche questa un'ottima erba commestibile, così come ottima è la rucola selvatica, la Diplotaxis ternifoglia, e la silene alba, che ci ricorda un po', diciamo, la silene vulgaris, ma con la foglia più lanciolata, più ovata e più pelosa. E poi altre specie che abbiamo esposto, tra cui la piantagine e la pimpinella, Sanguisorba minor, che vedete qui. Sanguisorba minor è un'ottima erba che si può consumare anche da cruda. Bene, finiamo di fare le riprese. Una volta fatte le riprese, io vi saluto e vi lascio alla prossima mostra del prossimo anno, la mostra del prossimo anno, che faremo sempre in questo periodo qui a Iesi, presso la sede del gruppo micologico Iesino Federico II, sito a Iesi, in via Bencari 1, presso Centro Storico Palazzo Santoni. Intervenite, perché è sempre una bella occasione per visitare Iesi e per vedere questa bella mostra. Grazie dell'ascolto e buona visione a tutti.